Benvenuti amici, ben ritrovati in questo nostro canale. Ciao Laura. Welcome my friend, ciao a tutti. Hola Davide. Ciao Laura, benvenuta anche a te. Benvenuto, oggi ti vedo con un sorriso così bello. Oggi non solo il sorriso, cara Laura, oggi andiamo a presentare un baluardo, andiamo a presentare un idolo per tutti noi che siamo cresciuti con la sua musica. Ma non parlo soltanto perché è un italiano, ma parlo perché realmente nel mondo ha lasciato davvero tanto della sua musica. Andiamo a reagire oggi al grandissimo Ennio Morricone. Mi viene solo di fare già un applauso. Ci ha lasciato Ennio Morricone quasi 2 anni fa. Ennio Morricone nasceva a Roma nel 28 e muore appunto nel 2020. Ennio Morricone era un compositore, un arrangiatore italiano, un direttore d'orchestra. Una persona che con Sergio Leone ha fatto veramente tante canzoni western, che tutto il mondo ci invidia e tutto il mondo ama soprattutto. E di tutto quello che amano di più, oggi ritorniamo nel passato e andiamo nel lontano 2007 a Venezia. Lui che come direttore d'orchestra va a presentare a tutti noi quella canzone che ci ha fatto innamorare in tanti, che sarebbe tratto dal film Cinema Paradiso. Quindi, che dire, anche la scuola parlano di lui, nella scuola italiana, tanti parlano di lui perché è stato veramente un grande artista. E noi vogliamo ricordarlo così, con questa reazione che non abbiamo visto, fra l'altro, del 2007. E ci piacerebbe che voi foste qui con noi e, insomma, ci farete compagnia nella nostra reazione, per vedere un pochettino quello che succederà. Già un pochettino io mi fermo perché questa canzone ha segnato tanto nella mia vita e credo anche a Laura. Quindi Laura, ti dico se sei pronta. Prontissima, dai. Allora andiamo a reagire ad Ennio Morricone. Thank you.
Ai, Laura. Ai, wow, Davide. Ah, è tremenda, tremenda. Questa canzone è tremenda. Io è un artista veramente unico. Io spero che questa reazione possa arrivare nell'alto dei cieli, dove magari lui in paradiso possa suonare ancora, perché era un artista veramente molto molto completo, molto completo, un artista che realmente faceva piangere tutto il mondo con le sue canzoni, con le sue storie. Tu immagina quante storie d'amore. A parte, vi consiglio di andare a vedere Cinema Paradiso, che è appunto la colonna sonora di questo splendido film. Ma quante canzoni ha fatto? Questo è un uomo che si ispirava all'amore puro, all'amore. Lui non cantava, lui riusciva a creare qualcosa di... cioè lui con gli strumenti musicali faceva piangere la gente, emozionava la gente, ma tanti, ma tante parti del mondo. Ci sono fan ovunque, Laura, di Ennio Morricone, lo ricordano molto bene, e c'è stato veramente una grossa... è stato molto triste quando 2 anni fa se n'è andato, Laura. Sono veramente molto commosso, perché non perché un cantante italiano, sì, sono orgoglioso che sia italiano, però io mi emoziono anche per tanti altri artisti, ma questo di qua è un artista veramente che, insomma, è grande. Laura. Ai no, Davide, guardi, che posso dire, Davide? No, quello che hai sentito, cosa hai sentito nella... L'unica cosa che posso aggiungere a questo, Davide, è la parte tua, la sensibilità, quella che mi piace di più. Questo lavoro nostro, vedere un musicista, una persona importante, o magari un'altra persona che sta nella strada, o qualsiasi che suona un strumento, che canta, che fa dell'arte, e sentire queste vibrazioni questa, sì, per nel nostro sensibilità, la nostra sensibilità, sì. E io ti vedo così, Davide, e mi fa un piacere enorme poter condividerlo con te. Certo. Come scrivono tante persone, magari sono da sole e non possono condividere questo con una coppia o con una persona che certo, capisca il sentimento, e lo capisco benissimo. Cinema Paradiso, l'arte, Italia, Europa, è tutto, Davide. Complimenti per questo grandissimo maestro. Sì. Sta con noi, ha lasciato la migliore opera. Sì. Sta qua con noi. Sì. E quindi soltanto complimenti per l'Italia, Davide. Complimenti a te, Ennio. Io parlo come se mi stessi guardando, perché sono sicuro che mi stai guardando in questo momento. Ti ringrazio per tutto quello che ci hai donato, sia per l'Italia che per ogni singola persona nel mondo. E cari amici, voi che siete in ascolto, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Sicuramente qualche lacrimuccia a qualcuno di voi è scappata anche insieme a noi, e a noi fa piacere, perché sono emozioni, le emozioni bisogna esternarle e non tenerle dentro, perché è bello poter piangere di emozioni. E vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Noi reagiamo canzoni di tutto il mondo, siamo italiani, io sono italiano e Laura è di Colombia. Laura è colombiana, e andiamo a reazione da tante parti del mondo. Oggi toccava l'Italia, quindi che dire, iscrivetevi al canale, mettete tanti tanti like, commentate, questo ci fa molto piacere, e ci vedremo al prossimo di sicuramente con qualche altra canzone del magico e del maestro Ennio Morricone. Ciao a tutti, ciao amici.